Bracci, oh, ultimamente state perdendo colpi. Anche questa volta nessuno ha indovinato. E no, il gioco non è le chonk. Anche se è una risposta che va bene sempre. Io però per forza di cose devo andare avanti. Quindi per la prima volta in assoluto vi lascio con un doppio solo risposte sbagliate. È una cosa pazzesca. Quindi, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate due volte. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi che sta diventando praticamente un late show. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, molto di più del Sonic Central. Parleremo di uno scandalo in casa Nintendo riguardante Xenoblade Chronicles 3, del pessimo, bruttissimo, orrendo Sonic Central e anche del ritorno dell'incubo. Sì, proprio lui, il Capcom Showcase. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a caricare tantissimo l'hype per questa puntata e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Nintendo ha fondato i Nintendo Studios. Si tratta della risposta della grande N ai PlayStation Studios? Assolutamente no. Il nome di Nintendo Studios è infatti apparso tra le compagnie che detengono la proprietà intellettuale del film di Super Mario, che uscirà il prossimo anno, nel 2023. Tra queste, oltre a Universal e Nintendo e Illumination, ci sono anche la M Brothers Productions e la Nintendo Studios. La prima è una società creata ad hoc per la produzione di questo film, mentre la seconda diventerà molto probabilmente la divisione di Nintendo dedicata alle produzioni cinematografiche e televisive. Quindi sì, anche se non sappiamo ancora nulla del film di Super Mario, se non il cast di doppiatori che darà la voce ai protagonisti, possiamo immaginare che una mossa del genere sia indicativa della volontà di Nintendo di espandersi parecchio anche in settori estranei ai videogiochi. Quale sarà, secondo voi, la prossima mascotte di Nintendo a ricevere una serie o un film? Oggi Nintendo ci è andata pesante con gli annunci su Twitter. Questo però, se non altro, porta con sé una buona notizia. Giovedì partirà infatti una nuova campagna sconti, denominata Super Saldi, con titoli in sconto fino al 67%, tra cui figureranno anche nomi mai finiti in offerta prima d'ora. Nintendo cita New Pokémon Snap e Lego Star Wars, ma qui abbiamo già la lista completa dei giochi in evidenza in prima pagina e di quanto verranno scontati. Ovviamente tenete gli occhi aperti su Deco Deals e anche sul canale Telegram delle offerte poracce, dove sicuramente segnalerò alcuni sconti interessanti. Intanto continuano le diatribe su Twitter a proposito di Diablo Immortal. La fanbase continua a lamentarsi del sistema di monetizzazione adottato da Blizzard, ma c'è proprio chi non riesce a digerire critiche del genere. Tra questi in particolare c'è il director del titolo, che su Twitter ha iniziato a litigare di persona con i fan. Per Cheng, gran parte delle critiche sono ingiustificate e nascono da disinformazione da parte degli utenti. C'è però chi gli ha fatto notare che, allo stato attuale delle cose, la monetizzazione in Diablo Immortal contraddice le esatte parole dello stesso director che, mesi prima dell'uscita del titolo, aveva affermato che in Diablo non c'era alcun modo per acquistare o far salire di livello equipaggiamento utilizzando soldi reali. Un'affermazione, insomma, che non è invecchiata nel migliore dei modi e dai fan di lunga data di Blizzard è stata vista un po' come un tradimento. Un peccato perché il feedback intorno al gameplay sembra estremamente positivo e speriamo di nuovo che Blizzard riesca a correggere il tiro nei prossimi mesi. Va bene, poracci, passiamo alle notizie del giorno e purtroppo, proprio come avevamo pronosticato, la situazione riguardante il pre-order della Collectors di Xenoblade Chronicles 3 è degenerata e ora ci aspetta il peggiore degli scenari possibili. L'aver anticipato la pubblicazione del gioco di qualche mese deve aver scombinato enormemente la strategia di distribuzione del titolo in formato fisico e penso che sia la prima volta in cui Nintendo decide, almeno in Europa, di distribuire una Collector's Edition unicamente attraverso il My Nintendo Store. Questo pre-order lo sto seguendo con interesse da febbraio e purtroppo le cose sono andate proprio come abbiamo pronosticato. Prima era stato affermato che preordinando la Collector's i giocatori avrebbero ricevuto prima il gioco e poi in autunno tutto il contenuto dell'edizione per collezionisti, ma ora per l'Europa probabilmente è messo in discussione anche il Day One per chi acquisterà questa versione.
Giappone, perché mentre per l'America i pre-order verranno aperti domani, noi europei, e credo anche il Giappone, vedremo l'apertura dei preordini solo a partire da fine luglio, quindi cioè praticamente a ridosso dell'uscita del gioco, il che, considerando il servizio di spedizioni offerto da Nintendo e le 10.000 problematiche logistiche che possono insorgere da un'organizzazione del genere, c'è veramente il rischio che chi deciderà di prendere la Collectors in versione fisica potrà ricevere in ritardo anche il gioco. Sì, è una visione estremamente pessimistica e bisogna aspettare conferme ufficiali da parte di Nintendo, ma dalla grande N su queste cose purtroppo mi aspetto il peggio, e l'unica cosa che possiamo fare per consolarci è ammirare il nuovo trailer che mette in mostra il mondo di gioco. Monolith si dimostra ancora una volta come uno dei team più competenti in assoluto in circolazione su Switch, e non vedo l'ora di provare il nuovo JRPG Open World. Speriamo solo di riceverlo in tempo. Chi di voi c'era durante la live stream del Sonic Central? Beh, poracci, se c'eravate, mi dispiace veramente. Il Sonic Central di quest'anno è stata un'enorme delusione, almeno dal mio punto di vista. L'anno scorso avevamo avuto qualche bella soddisfazione dall'evento. Era stato svelato infatti Sonic Origins e inoltre Frontiers, all'epoca conosciuto con il nome in codice di Rangers, aveva ricevuto il primo teaser in CGI, quando la gente ancora ci sperava in questo progetto. Quest'anno invece le cose sono andate diversamente. Si è trattato più che altro della celebrazione del merchandise di Sonic, tante iniziative collaterali ma poco incisive, un gustoso trailer della serie Sonic Prime che uscirà su Netflix e veramente poco altro. Le feature di Origins ormai le conosciamo a menadito e non vedo il senso di lanciare un teaser al prologo animato di Frontiers, di cui non si è visto praticamente nulla di gameplay. Vi direi che questa è stata una giornata deludente per i fan di Sonic, se non fosse che IGN sul suo canale ha pubblicato la terza parte della sua anteprima e questa volta si tratta di un hands-on bello completo. Vi consiglio di recuperarlo perché sì, il redattore evidenzia gli stessi problemi di cui abbiamo parlato anche noi, ma non sembra bocciare il gioco a prescindere, anzi tutt'altro. Interessante poi scoprire che Sega ritiene Frontiers più un open area che un open world, un elemento cruciale se pensiamo al game design. Insomma, per ora l'azienda non fa un passo indietro nonostante le critiche dei fan, anzi, sembra proprio fiera nel mostrare questo prodotto. Secondo voi, poracci, Frontiers verrà rimandato? E chiudiamo la puntata di oggi tornando a parlare di lui, del ritorno dell'incubo. E no, purtroppo non mi riferisco al remake di Resident Evil 4, ma bensì al Capcom Showcase. E per fortuna che Jeff Keighley ci aveva detto che quest'anno ci sarebbero state meno conferenze digitali. Alla fine sono più o meno le stesse del 2021, e anche Capcom ha deciso di riprovarci per quest'anno, nonostante l'anno scorso si sia cimentata in una delle presentazioni più mal gestite e soporifere dell'intero giugno videoludico. E fermi tutti, anche questa volta pare che ci sarà veramente poca carne al fuoco. La stessa Capcom ha infatti dichiarato che la presentazione si concentrerà unicamente su titoli già annunciati e si prospettano 35 minuti lunghissimi. Ciliegina sulla torta? Beh, la presentazione si terrà a mezzanotte tra lunedì 13 e martedì 14, ma nonostante l'orario proibitivo e il potenziale scassamento di poroni, noi ovviamente la seguiremo insieme sul sito Viola. Però vi lascio dai con un barlume di speranza. Il director di Dragon Dogma ha retweetato il post di Capcom, magari chissà, potrebbe esserci una bella sorpresa. Però non sperateci troppo. E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video e anche una nuova live. E niente, voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Collectors, Michele Showcase. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Aspettano 35 minuti lunghissimi. Sì, 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 l'ho detto con la mano a cucchiara. Perché sì. Ren, 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 ren.